Sulla difficile situazione che il Consorzio di Bonifica di Oristano sta vivendo, interviene anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas. Da una parte un consorzio ancorato sulla propria posizione in maniera irragionevole, dall'altra l'assessorato all'agricoltura che chiede il rispetto delle linee guida. Quello che si sta trascinando è un pericoloso braccio di ferro a scapito dei lavoratori avventizi che da tempo sono in attesa di stabilizzazione. I lavoratori non possono essere le uniche vittime di questo conflitto, tra l'altro portato avanti sebbene in presenza di direttive precise da parte dell'assessorato. Incuriosisce, ha osservato Alessandro Solinas, venire a conoscenza del fatto che il consorzio, che più volte ha manifestato la propria volontà di salvaguardare la tenuta finanziaria dell'ente e le tasche dei consorziati, stia invece facendo attualmente ricorso all'uso di lavoratori interinali in maniera decisamente più importante rispetto al passato. Così il consigliere annuncia il deposito di un'interrogazione al presidente Cristian Solinas e all'assessore Gabriella Murgia per sollecitare un'immediata risoluzione dell'avvertenza. L'assessorato ai servizi sociali del comune d'Oristano ha aperto i termini per la presentazione delle istanze del REIS, Reddito di Inclusione Sociale, e degli altri interventi di contrasto alla pandemia da Covid-19. La domanda di accesso alla misura regionale, da compilare unicamente sul modulo disponibile presso l'ufficio relazioni con il pubblico, il servizio informa città e le circoscrizioni, scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.oristano.it, potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso e fino al 31 marzo 2022. Le istanze per gli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 saranno gestite a sportello, ha osservato l'assessore ai servizi sociali Carmen Murru. Pertanto la domanda potrà essere presentata fino a cessare dell'emergenza sanitaria o fino a esaurimento dei fondi a disposizione. Ma la politica dove è andata a finire? Dove sono i rappresentanti del governo regionale e di quello nazionale? Dove sono i sindacati? L'accorata riflessione e domanda viene dai comitati per la difesa della salute, provenienti da tutta la Sardegna centrale, ovvero dalle province di Nuoro, Oristano, Dall'Ogliastra, dai territori del Goceano e Sarcidano, che manifestano già da parecchi mesi per protestare contro la disastrosa situazione della salute e si sono uniti in un unico coordinamento. Tranne qualche lodevole eccezione, ma rilevabile su una mano sola, non si è presentato nessun altro alle diverse assemblee per dare risposta agli angoscianti interrogativi che i comitati hanno posto. Per questo il coordinamento unico ha proclamato una manifestazione per il 12 marzo da tenersi a Oristano nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid, con un concentramento in piazza Roma, senza corteo, dove prenderanno la parola i rappresentanti dei vari comitati e delle associazioni e, si spera, delle istituzioni, dei sindacati, delle forze sociali e dei sindaci. Inutile dire che si spera in una grande partecipazione. Durante l'ultima riunione, il coordinamento ha esaminato la situazione sanitaria nei territori rappresentati, esprimendo rabbia e preoccupazione per lo stato di pre-collasso che la contraddistingue e che si sta riverberando nei cosiddetti poliforti di Sassari e Cagliari, anche per via dell'assedio continuo dei malati provenienti dalle zone più disagiate e trascurate di tutta la Sardegna. Nei diversi interventi nell'ultima riunione è stato constatato che ciò che sta succedendo era facilmente prevedibile. Nonostante i comitati e associazioni denunciassero continuamente questa situazione e chiedessero provvedimenti straordinari ed urgenti, le richieste del coordinamento, rappresentate con chiarezza in appositi documenti pubblici, sono rimaste inascoltate da chi poteva decidere la politica sanitaria regionale e nazionale. A questo punto il coordinamento rivolge un accorato appello affinché si palesi la presenza di coloro che dovrebbero rappresentare gli elettori e i lavoratori. In ogni caso, dopo la manifestazione, il coordinamento chiamerà a raccolta i consiglieri regionali e parlamentari per un ulteriore tentativo di coinvolgimento. Ancora si continuerà ad elaborare una organica piattaforma rivendicativa per un sistema sanitario che assicuri alla Sardegna il diritto alla salute. Nei giorni scorsi, l'assessorato ai servizi sociali del Comune d'Oristano ha pubblicato la graduatoria definitiva dell'intervento Nidi Gratis, seconda finestra da luglio a dicembre 2021. Con questo provvedimento vengono assegnate risorse per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia,
tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nido e micronidi pubblici o privati, ha evidenziato l'assessore Carmen Murru. Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021. L'intervento non preclude l'accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro-famiglia e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei 3 anni. Due le finestre temporali previste dalla Regione Sardegna, la prima per i bambini frequentanti i nidi da gennaio a giugno 2021, la seconda per quelli frequentanti i nidi da luglio a dicembre 2021. La graduatoria approvata dal Comune riguarda la seconda finestra, da luglio a dicembre 2021. Nuova disputa per gli accessi sulla costa nel territorio del comune di Arborea. E dopo che è passato in cavalleria lo sbarramento sulla strada 24 per sostenere lo sviluppo del centro vacanze alla Birdi, accordato dal sindaco allora in carica, ora prende corpo una disputa che riguarda gli accessi a Corrumanno, zona umida avente una rilevante importanza ambientale. Tutta l'area circostante, facente parte del compendio lagunare di Corrusittini, è stata piegata e resa funzionale alla cooperativa CPA, che produce i mitilini e ditas, affermata impresa che occupa non meno di 100 persone presenti nel mercato regionale, ma anche in porzioni di quello nazionale. Negli anni l'impianto originario si è allargato anche al porto di Oristano, ad esempio, e in dipendenza delle richieste anche a importare mitili dalla Spagna e dalla Grecia, ma anche a occupare ulteriori spazi operativi nelle lingue di terra che arrivano sino a Corrumanno, sino a bloccarne l'accesso. Conseguenti le proteste di quanti frequentano questi spazi anche con l'ormeggio di imbarcazioni e la decisione del sindaco di Arborea, Manuela Pintus, che con un'ordinanza ne aveva ripristinato la percorribilità. Nie ditas ha ricorso al TAR, che ha rimosso l'atto del sindaco, che a sua volta dovrà ora rivolgersi al Consiglio di Stato o proporre un nuovo regolamento che disciplini diversamente gli accessi a Corromanno. Obiettivo: dare il giusto valore all'importante lavoro di ricerca svolto negli ultimi 30 anni nel sito di Santa Barbara de Turre. La Giunta Comunale di Bauladu, in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, ha deliberato la volontà di destinare i locali del Centro Servizi San Lorenzo, ubicati nell'omonimo parco, alla conservazione, studio, valorizzazione e fruizione delle centinaia di reperti di materiale ceramico e frammenti in terracotta rinvenuti in oltre 30 anni dell'attività di ricerca. Lo spazio, costruito nel 2005 come centro servizi, è finora usato come sala riunioni, attrezzato nelle scorse settimane di scaffali e del corredo di allestimenti necessari per la nuova destinazione d'uso. Oltre all'esposizione permanente di reperti, potrà ospitare iniziative di divulgazione scientifica per le scolaresche, per la popolazione locale e per gli appassionati di archeologia in generale, e sarà dotato di un archivio bibliografico delle pubblicazioni scientifiche che interessano i monumenti del paese. La giunta comunale, con l'istituzione di un centro di documentazione, sceglie di dare il giusto valore alle ricerche effettuate nell'importante sito archeologico, ha affermato il sindaco Davide Corriga. Lo spazio potrà inoltre ospitare i materiali provenienti anche da altri siti del paese, oggi custoditi nella casa comunale. I reperti saranno finalmente conservati in un luogo idoneo a conferire il lustro che merita la storia della comunità locale e della nazione sarda. Sono 1812 i casi registrati oggi in Sardegna, di cui 1476 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.612 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti terapia intensiva sono 26 più 1. I pazienti ricoverati in area medica sono 371 meno 16. Si registrano 9 decessi. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano 358 casi, a Oristano Città invece sono stati accertati 60 nuovi casi e 182 guarigioni.
La Regione Sardegna ha individuato le Camere di Commercio di Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro quali soggetti attuatori dei bandi voucher che prevedono un indennizzo tramite indennità una tantum per le limitazioni alle attività commerciali dovute alle azioni di contenimento della diffusione del Covid-19. Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Restart di Infocamere a partire dalle 10 del 21 febbraio fino alle 10 del 2 marzo. Entro il 1 marzo 2022 i cacciatori in regola con la stagione venatoria 2021-2022 dovranno riconsegnare presso il comune di San Mugheo il foglio venatorio debitamente compilato relativo alle giornate di caccia effettuate e ai capi prelevati. La consegna può avvenire dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13, il mercoledì e venerdì anche dalle ore 15 alle ore 17 presso l'ufficio di polizia locale. Alla restituzione seguirà il rilascio della nuova fognina per la stagione 2022-2023. In caso di mancata consegna o trascrizione incompleta dei dati del foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74,5 della legge regionale 2398. Negli ultimi 20 anni la Regione Sardegna ha ampliato la propria programmazione in tema di rifiuti, individuando tra le priorità l'impiantistica pubblica in tutto il territorio regionale, indispensabile per ottenere un netto miglioramento dei risultati della raccolta differenziata. Recentemente abbiamo dato parere positivo a oltre 30 progetti per oltre 100 milioni di investimenti. Lo ha ricordato l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, durante il suo intervento all'Ecoforum di Legambiente sull'economia circolare che si è svolto questa mattina a Cagliari nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria. Nell'ambito del programma di efficientamento delle reti idrico in atto nel comune di Palma Sarborea, Banoa sta procedendo alla realizzazione delle nuove condotte nella borgata di Tiria e di conseguenza all'eliminazione delle vecchie tubature. I lavori riguardano anche gli allacci delle singole utenze. Lunedì 21 febbraio i tecnici del gestore saranno al lavoro per eseguire i collegamenti delle nuove reti. Tra le 8 e le 15 sarà necessario sospendere l'erogazione nella borgata e nella zona rurale vicino al serbatoio di Tiria. Sarà cura dei tecnici contenere quanto più possibile l'orario di interruzione e ripristinare il servizio in anticipo, qualora l'intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.